Ciao a tutti e benvenuti al gameplay della demo di Little Nightmares 2, il gioco che dovrebbe uscire in teoria questo mese, anzi uscirà sicuramente questo mese, e quindi insomma volevo farvi vedere almeno il gameplay della demo per consentirvi di avere una vostra opinione riguardo il gioco. Scusate, giusto un attimo la fotocamera, ecco. Regola il cursore finché l'occhio non sarà appena visibile. Vabbè, così va bene. Little Nightmares 2 accede ai dati periodicamente, non spendere quando appare sullo schermo, va bene. Quindi insomma, volevo vedere questo gioco insieme a voi. Abbiamo il controller, quindi siamo tutti pronti. E vi ricordo pure che trovate, intanto guardiamo un attimo l'impostazione, però dovrebbe andare bene. Trovate la demo di Little Nightmares 2 gratuitamente su Steam al momento, per lo Steam Games Festival, quindi andatela a recuperare se non ce l'avete, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanellina delle notifiche così che quando escono i miei video lo sapete e ve li venite a vedere, quindi iscrivetevi. Adesso godiamoci questo Little Nightmares 2 e vediamo com'è. Sono abbastanza curioso perché secondo me potrebbe essere uno di quei giochi importanti, almeno per questo mese, se non per forse i primi 3-4 mesi del 2021. Sicuramente meglio di The Medium. Per chi non sapesse, ho fatto la recensione, andatela a vederla. Beh, graficozza, eh. Madosca, graficozza proprio qua. Quindi non è propriamente in 3D, ma è in quel 2D e mezzo. Beh no, è 2D e tre quarti, diciamo, non proprio e mezzo. Ah, possiamo correre anche più velocemente. Bellissima la luce poi. E l'atmosfera. Il dubbio che avevo è... Ok, quindi devo saltare da... Mamma. Il dubbio che avevo è... Sarà un gioco molto molto guidato? Credo proprio di sì. Però credo che questo faccia anche parte del genere, quindi non sia necessariamente una colpa. Vabbè, no, devo fare il giro. Facciamo il giro. Però me lo sono chiesto perché pensavo che forse potrebbe essere... Comunque, l'importante è che sia divertente, diciamo. Poi se è guidato o meno. A livello grafico... Bellissime anche le animazioni di lui, di come anche le foglie si alzano quando passano. Piace anche molto la grafica. Ok, qui RT e usa L per trascinare. Ah, ok. Abbiamo aperto. E me devo abbassare adesso. Mi è venuto LT. LT, scusate, per accucciarti. Poi in realtà io faccio fatica a ricordare LT e RT, ma basta pensare left, right. Left trigger, right trigger. Quindi, sinistra, destra. Una scarpa. E un sacco di morti. Nel vero senso della parola. Un sacco di morti. Ah, posso prendere la scarpa. La posso lanciare? La posso anche lanciare. Però devo tenere premuto, ok? Tipo, se io lanciassi la scarpa al sacco, succederebbe qualcosa? Sì, che non ci arrivo, semplicemente. Io me la voglio portare dietro una scarpa, voglio vedere se possiamo farci qualcosa di interessante dopo. Ecco, forse sto esagerando, sto chiedendo troppo. No, invece no. Se voglio me la posso portare veramente dietro. Forse da qui posso lanciarla. Proviamo. Se ci arriva, bene. Non ci arriva. La lasciamo lì. Corriamo. Oh. Attenzione. Boom. Bello. Bellissima la telecamera qua.
Allora, per arrampicarsi mi pare di aver capito che bisogna o tenere premuto RT. Qui c'è una trappola, si vede un talonchilometro. Quindi saltiamo. Qua ce n'è un'altra? Ah no, possiamo spingerlo sto coso. E quindi possiamo usarlo per arrampicarci dall'altra parte. Giusto? Perfetto. Mi sembra molto molto carino. Per adesso lo so che non c'è stato niente, ma X per scattare? Sì, lo so, ok. Oddio, oddio. Ammo, ammo, oddio. Ah. Un po' d'ansia ci voleva. Allora, noi possiamo, mi sa, andare qua dentro. Così possiamo attaccarci al coso. Come ci attaccheremo secondo voi? Automaticamente oppure premendo tipo RT? Mi sa che c'è da premere qualcosa perché automaticamente non va. Comunque, per chi non lo sapesse, ragazzi, questo è il mio gioco di febbraio, cioè sul canale vedrete il gameplay completo di Little Nightmares 2 appena esce. Appena esce inizierò a caricare il gameplay e poi ci faremo ovviamente anche la recensione. Quindi, se volete godervelo in compagnia, venite, rimanete qua sul canale e lo faremo. Ok. Qui non mi sembra sia possibile proseguire. Non vorrei dire. Boh, ok. Intuizione giusta. Bisogna salire qua, giusto? T'arrampichi? Sì. Ok, tenendo premuto. Tenendo premuto lui si arrampica. Ok, bello. Altre scarpe con un corvo però stavolta, attenzione. Bellissimo, possiamo lanciare tutto. Qui che c'è? Qui c'è una trappola, quindi usiamo una scarpa per cercare di capire cosa succede. Ah! Mica sono scemo io. Non totalmente, almeno. Allora, per saltare di là. No. Ok, mi sa che bisogna premere sempre RT per arrampicarsi. Non ho ancora capito bene, però pare di sì. Sembra che tutte le cose che richiedono che il personaggio afferri RT. Raccogliere oggetti, arrampicarsi. Qui c'è qualcosa. Qui c'è una. Qui sono delle trappole. Tante trappole che abbiamo evitato direi alla grande. Questo posso tirarlo fuori? Bello, quindi c'ho il bastoncino adesso. No, dammi il bastoncino e te picchio col bastoncino, ma che bello. Quindi pac, trappola scatta, il bastoncino purtroppo non ce l'abbiamo più, però siamo sopravvissuti. Che noi ha un altro bastoncino e vai. Raccoglilo. Ecco. Boom. Mi piace tanto anche l'animazione dell'attacco. Oh, qui ci sono troppe foglie per i gusti miei. Infatti lì c'è una trappola. Sì, ci sono delle trappole lì. Qui non c'erano. Ah, lì c'erano. Madonna, anzi una. E qua?
Oh, queste mi sa che le posso prendere tranquillamente e le posso lanciare. Ancora, anzi una. Sono un bambino, non ci metto 600 trappole. Ok, quindi qua ci posso passare. Uff. Santa pupazza. Bene. Siamo arrivati dall'altra parte. Ragazzi, sarà anche guidato, ma è carinissimo perché c'è bisogno di quella leggerissima intuizione per andare avanti. Leggera non è una cosa che richiede un ragionamento infinito, però c'è bisogno di quella leggerissima intuizione che è soddisfacente. Non è che dici, ah, che cavolata, troppo facile. No, è sempre... c'è soddisfazione. Ok, tutte queste cose io le posso spostare? No, però ci posso salire sopra. Quella luce mi piace tanto, tanto. Questo lo posso prendere? No, un barattolo sì, però, se no che stiamo a fa'. Ok, non posso entrare da qui, ovviamente. Le porte non sono un posto per me. Ma ad avanzare alla finestra, sì. Oh, bello il cambio inquadratura qua. Questo assomiglia tantissimo alla casa di Resident Evil 7. Proprio tanto. Posso raccogliere lo schifo? No. La bottiglia però sì. E si rompe? In maniera un po' goffa, ma si rompe. Piatti? No. Alcune cose le posso toccare, ma non tutto. La tazza mi sa che la potevo prendere. Ah, posso aprirlo il forno? No, mi sa di no. Qualche cassetto. Questo sì, però. No. Pareva di sì, ma invece no. Qui c'è della robaccia. Allora, è bello come alcuni degli oggetti, quelli che si possono spostare, effettivamente si spostano, ma hanno una fisica buona in realtà. Anche se poi ce ne sono alcuni che invece non sono fatti per essere afferrati, diciamo, e quindi rimangono lì e non si spostano manco se. E non credo dipenda esclusivamente dal peso. Pensavo sta roba dipendesse solo dal peso, ma non è. Beh, questo pentolone ovviamente non riuscire. Ah! Un po' lo sposto, ma di pochissimo. Non... No. Sono troppo debole. La bottiglia dell'olio? Sì. E si è rotta. La caffettiera? No. Alcune cose sì, alcune cose no. Vabbè. Comunque, molto bello. Adesso andiamo al clou, credo, dell'azione. Ovvero credo che qua... Oh, foto. Qui c'è un gomitolo. Poi vedremo se serve a qualcosa. E di là c'è la bambina che dobbiamo salvare, quindi dobbiamo rompere quella porta. Tirandogli un gomitolo? Dubito, però ci proviamo. Raccogli sta palla. Oh, questa la lasciamo qua. Ah, qui c'è una mannaia. No, si è rotta. Che con la mannaia forse ce la facevamo. Quindi adesso non posso prenderla più, giusto? No. Il rocchetto sì. Quindi rocchetti di filo, roba. Allora, c'è quella luce lì che mi dice che quelle cose serviranno in qualche modo, ma. Tanto. Oh, l'accetta. Forse posso. Sì! Sì! Grande!
Adesso mi pare ovvio quello che devo fare, ovvero devo andare là e sfondare la porta di legno con l'accetta. Boom! Carinissima l'animazione comunque del colpo, guardate che roba. Non si distrugge tutto, tipo il pavimento rimane, però questa... questa si sfascia. Bellissimo. E adesso recuperiamo lei? Mi salti, sì. Sembra quasi un film della Pixar. Giocabile. Mannaggia, è fuggita. Vieni qua, ti devo dare il coso tuo. È andata da sopra. Ci portiamo via la raccetta? No, ci mettiamo un anno e mezzo. Andiamo su. Così, veloce, veloce. Dove vai? Ecco te. Oddio. Ma sono morti questi. Beh, meglio così da una parte. Certo che sono brutti, eh. Che fai? Non si fida, mi pare. Ah no. Ah, gioco di squadra. Troppo figo. Bellissimo. Lì c'è una chiave. Cioè c'è una porta chiusa a chiave. Quindi dobbiamo andare su, trovare la chiave ed aprire la porta, immagino. Poco inquietanti sti pezzi di bambole, di manichini e maschere. Ah, questo lo dobbiamo spostare. Bellissimo quando devi fare le cose in due. Sono troppo carini. Ok, qui possiamo fare la stessa cosa di prima, credo. O no? No, qui c'è un quadrato, quindi significa che mi serve qualcosa. Però. No, non me dai una mano come prima. Secondo me ce la facevamo. Allora, comunque siamo arrivati qua. Oh, ah, qui sì, qui mi aiuti. Qua mi aiuti, di là no. Non posso aiutarla, quindi vado qua, recupero quello che ci serve. Immagino. E poi torno di là, ci servirà una specie di manovella. Eccola. Dici manovella, trovi manovella. Ick, aia. Fortuna che sembra di stoffa. Sembrano tutti di stoffa in effetti, chissà perché. Forse sono di stoffa, per quello che c'era il filo e il... il gomitolo e il coso, no? Questa la posso lanciare di là? No. Tu mi vuoi dire che io non ci passo adesso qui? No, non è vero, ci passo. Per me è il tasto sbagliato, semplicemente. Ora scendo. Yee! Oh, puretto! Lei gira. No, non ho capito, mi sa. Ah!
Quindi muoio da qua, salto di là e... No! Sì, presa. Abbiamo la chiave. Quindi adesso possiamo tornare indietro. Oh! Beh. Anche i rumori dei passi che cambiano quando tocchi su cose diverse. Non volevo esattamente buttarmi di sotto, ma vabbè. Ah, posso comunicarci. Oh! Ho trovato il tasto per aprire la porta, va. E ora siamo fuori. Ci sono delle orme che mi fa pensare che effettivamente ci sarà qualcuno che ci correrà dietro da qui a poco. Ah, qui ci sono tutte le trappole, eccetera. Forse... Aspetta però, eh. Forse dobbiamo semplicemente spostare questo. Dai, aiutami a spostarlo, vieni. Dai. Eh sì. In due ce la facciamo. Va bene. Io credo che da qui dovrei riuscire ad arrivarci. No. Forse sì, però vediamo. Allora, vediamo innanzitutto se... Se lei ci può dare una mano o no. Sì, ci arriviamo, ci arriviamo. Oddio. Sento dei rumoracci. E infatti... Quatti quatti ce ne andiamo, eh. Piano piano. Bellissima sta inquadratura. Veramente sembra un film della Pixar. Incredibile. Giocabile. Dai, dai, dai. Oddio, corri. Corri via, scappa. Oddio. Madonna, quanto è strambo. Oia. Ma ha preso? Oh. Com'è possibile che mi abbia preso? Ok, mi devo nascondere qua dietro. Oh, ho capito. No! Ostia. Ok, mi devo sempre nascondere dietro le scatole. Pensavo fosse... un po' meno scriptato. Ma è scriptato. Bisogna far così. Pariamo i proiettili e poi andiamo avanti. Basta capire dove sono le scatole successive e stiamo a posto. Oia! Quindi mi ha fatto fuori in volo. Forse. Dovremmo esserci. RT per prendere per mano. Oh, che bello.
Attenti. Ostia. Ok. Non ci vede. Non avevo capito, ma non ci vede. Perché siamo fra l'erba. Siamo fermi. Oddio. Via, 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 via. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh. Ce l'abbiamo fatta. Grazie per aver giocato. Ah. Allora, carinissimo. Ragazzi, carinissimo. Grafica molto bella. Gameplay semplice, ma comunque soddisfacente. E basta, sembra veramente un film della Pixar giocabile. Io non vedo l'ora di metterci le mani, insomma, di giocarlo insieme a voi qua sul canale, di sapere le vostre opinioni e poi di farci una bella recensione. Quindi iscrivetevi al canale e se volete giocare alla demo vi metto il link in descrizione al link di Steam dove potete trovare la demo gratuita. Intanto grazie e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.